Cesare Cremonini, dicono di me alle 8 e 15 minuti qui su Cristal Radio. Abbiamo però un ospite, giusto Lorenzo? Sì, Davide Borghi è qui con noi, Consigliere. consigliere Municipio 4. Buongiorno Davide. Ciao, ciao a chi ci segue da casa e a chi ci ascolta da casa e buon anno. Buon anno Allora, anche a te, Davide. l'ultima volta che ci siamo sentiti, abbiamo parlato della vicenda della 73. Ci sono novità, giusto? Ci sono novità importanti, nel senso, una delle cose che gli avevo detto è che noi siamo dalla parte appunto dei cittadini e dei cittadini, perché come loro usiamo i mezzi pubblici e quindi sappiamo quanto sia importante. La novità importante è che la maggioranza in comune ha stanziato con un ordine del giorno il milione che viene utilizzato durante l'assestamento al bilancio di dicembre per ripristinare una parte considerevole della 73. E quindi penso sia una notizia molto Ah, è importante. buono, sì. Che pezzo, Era come verrà ripristinata per il momento? Poi so che magari dunque, per il continuerete a momento noi lottare. avremo, sì, noi avremo la parte da Novegro a 5 giornate. Ah, ok. E quindi abbiamo tutto quell'asse di servizi, tutto quell'asse densamente popolato che viene coperto in ottima parte. Ma È una con il vecchio tracciato, cioè viene rimesso il vecchio tracciato da 73 in quel momento, in quel pezzo? sì, la parte, abbiamo la parte appunto, tutta la parte esatta, cioè quella che adesso mancava da, Ok. per intenderci dai ponti fino a 5 giornate viene coperta. E appunto da una parte siamo molto contenti, nel senso che come è stato ribadito anche durante la discussione in consiglio, la maggioranza sceglie di mettere tutte le risorse che aveva per l'assestamento su questo tema. Quindi è una presa di posizione e una considerazione forte del Consiglio Comunale e Cioè, in ma primis del Davide, scusami, tu mi punto parlavi del. di 1 milione di euro, no? Quando parlavi prima dicevi, scusa. Esatto. Cioè, quindi, fammi Sì. capire, coprire, diciamo, da Novegro fino a Piazza 5 Giornate costa 1 milione di euro per una sola linea? Più o Dunque, meno? sì, diciamo Mamma che mia. nel complesso allora, noi avevamo bisogno di trovare le risorse per coprire. Originariamente, quando la 73 è stata eliminata, ci era stato detto che serviva 1 milione di euro per coprire il tratto di Forlanini. Ah, Dai solo ponti Forlanini. Alinate, sì, e Mamma mia. successivamente è stato ripristinato appunto fino a Piazzale Ovidio. Per noi non era sufficiente, nel senso che almeno bisognava arrivare a Forlanini con un interscambio significativo con Sì. Tram 27 per poi farla tornare indietro, si è riusciti a prolungarla ancora. E vorrei sottolineare come si sia dato più spazio a questo mezzo diciamo, per una serie di cose che avevamo evidenziato noi come municipio a luglio e quindi è molto positivo il fatto che il Consiglio Comunale, quindi poi il Consiglio diciamo, al di là di tutto si è riuscito a trovare questi fondi e ricordiamo sempre che c'è 1 milione, quindi tutte le altre esigenze su altri quartieri sono venute meno perché c'è stata una scelta precisa di dire abbiamo sentito che l'opinione pubblica ha bisogno di questo mezzo e quindi concentriamoci lì. E questo penso sia molto Sì, sì, importante. sì, sì. Poi No, Davide, noi esce. non siamo ancora soddisfatti, No, ovvio, chiaramente, ovvio, ovvio. Però esce anche per le altre linee. un dato molto significativo, nel senso che davvero, cioè, pensate quanto, adesso passami tra virgolette, poco si può fare con 1 milione di euro. Cioè, si può sistemare solo una situazione con 1 milione di euro. Cioè, fa capire Sì. quanto è costoso il TPL e quanto è importante trovare modo per sostenerlo, mi viene da dire. E quindi, Certo. Davide, ti facciamo la domanda del secolo, però, ovviamente. Questi tornelli, tutti parlano di questi tornelli. Cosa ne pensi tu, Davide? Guarda, secondo me Milano offre la possibilità di poter usufruire per chi è più in difficoltà, per chi ha, diciamo, un ISEE non molto alto, per chi ha, ad esempio, l'associazione di disoccupazione, per chi ha meno di 14 anni, per dirti, sono 10 anni che pago la stessa cifra come Under 27 e ci sarebbero tante altre agevolazioni. Quindi Milano offre un aiuto buono, secondo me, per varie fasce, varie categorie.
D'altra parte però chi può pagare deve pagare e quindi secondo me è importante che ci sia un controllo maggiore. Tra l'altro noi sappiamo da ATM che aumentare i controlli sulle linee metropolitane rende di più, nel senso che comunque aumentare i controlli sulle linee metropolitane porta un guadagno, aumentarlo sui mezzi di superficie no, perché costerebbero più i controlli, okay, che non chiaro, quanto rendessero questi. E quindi secondo me è una scelta significativa di difesa del trasporto pubblico locale, di difesa di un certo tipo di mobilità, non dimenticandosi i più fragili. Infatti, ma come ti spieghi? In difficoltà. Bravo Davide, ma come ti spieghi tutte queste polemiche spesso che arrivano dalla stessa tua parte, però, cioè questa sinistra che a Milano, insomma, sta facendo un po' polemiche su oggi questo. Oggi il giorno titolava "I tornelli non piacciono alla sinistra". È vero, così. Come ma come dipende ti spieghi quale questo? Sinistra, bisogna capire chi della sinistra, nel senso che noi, a me non so, nel partito è stato preso in modo positivo. Coesione, certo. E questa scelta è stata presa appunto meno nel Partito Democratico in modo positivo, perché guardate, ci si rende conto di più di come valorizzare chi utilizza il trasporto pubblico locale, chi sceglie un'alternativa, chi cambia modo in cui approcciarsi alla città. Deve essere bisogna prendere in considerazione, bisogna fare in modo che queste persone non ci sia sempre qualcuno che si infili, ecco il punto. Chiarissimo. Ma adesso invece, allora, tornando alla 73, allora 73 diciamo quasi a posto più o meno, soddisfatti diciamo di quello che siete riusciti a fare, giustamente, sì, anzi complimenti. Ma adesso quali altre linee rimangono invece diciamo così col nervo scoperto, e cosa si potrebbe fare? Certo, ma noi abbiamo ancora problemi, come evidenziavamo già a luglio, sulle linee 84, 66, interscambio 66-45, abbiamo delle situazioni che vanno, 77, in quartiere Corbetto, abbiamo delle situazioni che vanno risolte e non siamo pari per questo, cioè vogliamo effettivamente che con l'anno nuovo si lavori. Con quel lavoro di mediazione che c'è stato, è stato lungo, però è stato positivo e ha portato i suoi frutti sulla 73, si lavori anche su queste linee, nel senso che ci sono quartieri che altrimenti rimangono proprio scoperti, ecco. Mentre nel caso della 73, come dicevamo, con il Sirio, quindi alternando modalità di tram diversi, potenziando la linea, si è sopperito, seppur non completamente, a una mancanza. Ci sono quartieri invece che se non hanno quel mezzo non hanno un mezzo, quindi noi continuiamo in questa direzione, continuiamo a in questo lavoro che non ci faceva vedere con i lenzuoli in mano, ma che ci ha visto protagonisti in questo dialogo con la parte comunale, e piano piano penso otterremo dei buoni risultati. Chiarissimo, bene, dai, allora, buon lavoro, mi da dire, cioè, e complimenti anche perché, insomma, siete riusciti a fare quello che i cittadini vi chiedevano, cioè, diamo a Davide e a tutti gli altri ciò che è di Davide e tutti gli altri, come dire, in questo caso. Sì, ma guarda, è sempre molto difficile, soprattutto in un contesto in cui si parla tantissimo e si lavora sempre molto meno. Però ecco, se cominciamo a sostituire un po' più di fatti e un po' meno di parole, secondo me la strada è quella buona. Bene. Com'è che diceva Cevoli? No, non si può dire a quest'ora. Fatti, diceva così, direi, no? Ma non si può dire a quest'ora. Va bene, Davide, grazie mille come sempre per portarci il sentiment e soprattutto le cose fatte, come dici tu appunto, nella città. Buon lavoro al consigliere e spero di sentirti presto. Grazie, buon anno e a presto. Auguri anche a te, allora, auguri, grazie mille ancora a Davide Borghi, consigliere del Municipio 4, da oggi. Davide, quando è che entra in vigore il nuovo tratto della 73? Da quando? Non lo sappiamo, voglio darvi i dati. Volevo dire, da oggi prendete, no, aspetta, aspettate che vi dicano che c'è, alla fermata, aspettate. È impegnativo, bisogna ricalibrare tutti gli orari degli autisti, delle autiste. È una cosa impegnativa. Infatti. Si fa in un attimo. È molto più complicato di quello. Infatti, è molto più complicato di quello che si può pensare, giustamente. Esatto. Grazie mille, Davide. Esatto. Buona giornata. A presto, grazie. A voi. Andiamo avanti con la musica. Questa è Liz con Special.